dire un omaggio a Rimini. Bagno 20. Lo sapete, i riminesi vanno a Marina Centro. Qui c'è San Marino, li buttano al 60, li spingono, li scansano giù, perché qui sono anche dei sammarinesi, però sapete che il riminese davanti ci va lui, cioè li riempie tutti, no? Partono dall'uno qua e dopo arrivano 20 centrale. Agosto, domenica d'agosto, non tiri il garbino, vento dal mare. Allora l'amico del bagnino, che si chiamava Gino, c'era la tedesca, questa tedesca poi gli era molto devota, era nel pedalò, lei era inginocchiata a questa altezza, era molto affezionata, aveva una sorta di reverenza, era inginocchiata, poverino. Lui era 20 metri alla riva, in italiano si era sbandunato, stava così. L'era sbandonato, poverino. È un caso umano da capire. Allora si avvicinava domenica d'agosto, le famiglie, i bambini, le rive, ormai arriva. Allora il bagnino non ha fatto una piega, ha preso il suo megafono, ha detto: Gino, fa presto, ci arriva. Tecnico, ha dato un... tradotto per i non riminesi, Gino, fa presto a venire, se arriva. L'advenga dopo, si è infurbito Gino. Perché il pedalò c'ha la sua tendina intorno? Perché ti puoi stogolare e far quella che vuoi. Oh no, non lo so. Naturalmente una linguaccia è andata a dire alla moglie che lei è partita con un gumone, è arrivata lì come un fulmine. Appena l'ha vista, lui era pronto. L'ha guardata e ha detto: Maria, stan vu ben, lasciam finire. Maria, se mi vuoi bene, lasciami finire. Perché l'amore si vede al momento del bisogno. Però c'è il record che si pensa non verrà mai battuto. L'hanno eletto imperatore Romo Cesare Augusto, perché non batteranno mai questo qua. Rimini, questo è un fatto vero. Allora, intanto un gentleman, perché tradiva la moglie a casa sua alle 4 del dopo mesdè, cioè nel letto matrimoniale alle 4, pacifico, quindi un grande. È arrivata la moglie, se no non ci sarebbe l'aneddoto, se non arriva la moglie l'ha passata, chissà quante volte l'ha passata liscia. Quella volta non gli è andata liscia, arriva la moglie. Però io avrei bisogno di scendere un attimo, posso, è praticabile? Facciamo di sì. Uspondè, via, pronti. Allora, ci vuole una volontaria, facciamo la signora bionda. No, ma non è una cosa imbarazzante. Allora, lui entra, la signora, lui è nel letto con l'amica. Entra la moglie, lui si alza nudo, gli va incontro, gli mette le mani sulle spalle e dice: Ansomè, non sono io. Non è facile, eh? Poi ha fatto la pausa e ha detto: adesso vagad là, a faz la doccia, dopo so me. Vado di là, faccio la doccia, dopo sono io. Ah, non è che anche un killer con tuo massetta e di una roba, se si ferma un minuto, 10 secondi si ferma. E l'amica è scappata via. Grazie, viva la Romagna! Oh. Maurizio, che bello, ciao. Che bello vederti, è sempre un piacere, sei un straordinario, onore, ed è un piacere ricevere il sindaco di Rimini, Andrea Agnassi. Ciao, grazie.